sono vari fenomeni che caratterizzano le liste d'attesa. Il bisogno, talvolta bisogno immediato, magari conseguente a alle dimissioni ospedaliere, alla sopravvenuta inabilità o difficoltà familiari, ma ci sono anche due fenomeni che finiscono per gonfiare le liste d'attesa. Uno è la preoccupazione di quelle persone che si mettono per tempo in lista d'attesa, quindi e l'altro, salvo poi dopo, nel momento in cui arrivasse il loro turno, procrastinare perché hanno la possibilità di rimanere a domicilio, eccetera. E l'altra questione è quella legata alla iscrizione in liste d'attesa, in varie liste d'attesa, nel senso che noi stiamo lavorando adesso a costruire un'unica lista d'attesa cittadina, spero che ci arriveremo nel corso di poco tempo, però in questo momento abbiamo varie liste d'attesa nelle varie strutture di accoglienza per gli anziani, per cui magari una persona si ripropone su 2 o 3 RSA e poi anche questo gonfia un po' le cifre. Nelle RSA ci sono varie gradi di gravità, no? Le cosiddette classe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dove per uno si indica la situazione di minore autonomia e per 7, 8 invece le classi dove permane ancora una certa autonomia. Cos'è successo nel corso degli anni? Che le RSA hanno finito per accogliere le persone più compromesse. E quindi in questo momento c'è una linea di tendenza per trovare il modo di collocare altrove le persone meno compromesse, le cosiddette appartenenti alle fasce 7-8. È uscita questa ipotesi che adesso la Regione sta anche cercando di definire e su cui la ST bresciana si sta molto spendendo, di creare unità in grado di accogliere queste persone non ancora troppo compromesse. Però qual è il problema? Che mentre queste persone, se sono accolte in una RSA, godono del contributo sanitario regionale, se invece sono accolte in strutture residenziali intermedie, diciamo, che non sono RSA, non esiste questo tipo di contributo. E quindi è vero che l'onere si scarica completamente sulle famiglie, ma questo anche perché la struttura pubblica non fa la propria parte.